per l'accordo tra Grecia e creditori, intanto Atene posticipa i pagamenti al Fondo Monetario. Nulla di fatto per la petizione dei cittadini europei contro la vivisezione, per la Commissione abolirla è ancora prematuro. Partite truccate, una piaga europea, la Federbet punta il dito anche contro Catania e Lazio. L'ennesima settimana decisiva per i negoziati sul debito della Grecia si conclude con un nuovo rinvio. Il governo di Atene ha deciso di posticipare alla fine del mese il pagamento della rata da 300 milioni del prestito che gli è stato concesso dal Fondo Monetario Internazionale. Era successo solo un'altra volta nella storia, nel 1976, quando la Zambia ha preso una decisione simile. La Commissione europea si mostra ostentatamente indifferente a questa novità, che dimostra una volta di più le difficoltà nelle quali versa Atene. Mercoledì sera il presidente dell'esecutivo europeo Jean-Claude Juncker e il premier greco Alexis Tsipras si sono incontrati per 5 ore, ma venerdì il portavoce del presidente della Commissione, Margaritis Skinas, ha detto ai giornalisti che loro del rinvio del pagamento non sapevano nulla. Lo abbiamo appreso dai giornali, ne prendiamo atto, si è limitato a dire. Intanto la Grecia rifiuta le proposte dei creditori. Il governo di Atene spiega che il programma di riforme chiesto a Tsipras negli incontri di Bruxelles non può risolvere la crisi e aumenterebbe la povertà e la disoccupazione. Il governo, afferma Tsipras stesso in un tweet, non accetterà proposte estreme. Il nostro popolo ha già sofferto abbastanza negli ultimi anni. Atene continua ad opporsi soprattutto a due delle richieste dei creditori, considerate dannose per i cittadini e per l'economia: i tagli alle pensioni minime e l'aumento dell'IVA del 10% per elettricità e farmaci. La sperimentazione sugli animali andrà fermata, ma non ancora. La Commissione europea ha deciso di rigettare la petizione popolare con cui i cittadini hanno chiesto di bandire la vivisezione dall'Unione. A portare il caso all'attenzione dell'esecutivo comunitario, oltre 1.170.000 firme raccolte tra Spagna, Italia, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Germania, Slovenia, Francia e Finlandia. Una mobilitazione più che consistente, ma che si è conclusa senza risultati. We recognize the validity of the goal of the Citizens' Initiative, but we also recognize that it's premature at this stage to abruptly put a stop to animal testing, because too many scientific advances are dependent on this form of testing. In particolare, secondo la Commissione, la normativa UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è lo strumento legislativo giusto per eliminare gradualmente la sperimentazione. Abrogarla, come chiesto dai cittadini, è quindi fuori discussione. Bruxelles si impegna invece ad accelerare lo sviluppo di approcci alternativi, organizzando anche, entro fine 2016, una conferenza che vedrà la partecipazione della comunità scientifica e dei diversi portatori di interesse. Con quella sulla vivisezione sale a 3 su 3 il numero delle iniziative dei cittadini europei che, dopo essere riuscite a raccogliere il numero di firme necessarie per essere prese in considerazione, sono poi state liquidate con un nulla di fatto. La piaga delle partite truccate non riguarda solo l'Italia, travolta di recente dall'ennesimo scandalo, ma è sempre più un fenomeno europeo. Il rapporto annuale della Federbet, associazione che combatte il match fixing, parla di 50 risultati falsati nei principali campionati del continente nell'ultima stagione. Sotto la lente dell'associazione, anche 4 incontri del Catania, su cui verrà fatta una denuncia alle autorità giudiziarie. Abbiamo rilevato una serie di movimenti assolutamente anomali, come un eccesso di scommesse sulla vittoria dei siciliani e sull'over nella partita col Trapani, finita poi in effetti con un 4-1 per gli etnei, ha spiegato Francesco Baranca, segretario generale della Federbet. Secondo quanto ipotizzato dal segretario, la Lazio rischierebbe poi l'esclusione dalla Champions League se Lievischi, detto lo Zingaro, l'uomo ritenuto il capo del gruppo che corrompeva i giocatori di Serie A e B, dovesse incastrare il capitano biancoceleste Mauri e quindi potenzialmente il club romano. Nel dossier della Federbet sono evidenziati casi in diversi campionati, i più sporchi sarebbero quello cipriota e ucraino, ma sospetti fortissimi ci sono sulla Serie B spagnola e su quella portoghese, sulla Grecia, il Belgio, l'Italia, i paesi balcanici e anche la Svezia. Rischi anche su alcune partite minori dell'Europa League. I casi sospetti vengono selezionati basandosi su movimenti anomali nelle scommesse, ad esempio troppe puntate rispetto alla media su un risultato, soprattutto quando il match è già in corso. In Portogallo si è arrivati addirittura a inventare un'amichevole mai giocata, su cui sono stati puntati migliaia di euro. In Ucraina sono state riscontrate partite di calcio del campionato Under 19, in cui l'ammontare delle scommesse è arrivato a superare i 200.000 euro. Troppi soldi per non destare più di qualche semplice sospetto.